Io sono Antonella Angeloro, ho curato in particolare il progetto per questo laboratorio che si chiama City Road e seguo di solito le attività di laboratorio della GAM. Questa attività è stata progettata come un lavoro sul linguaggio e su come il linguaggio letterario e quello artistico si possano intrecciare. E quindi da una suggestione di Calvino, che in qualche modo è legata a Scarpitta, perché Scarpitta ha raccontato che quando era piccolo si era rifugiato su un albero e quindi in qualche modo ha ispirato il racconto del barone rampante, e quindi c'era un piccolo collegamento fra questi due artisti. E in più il tema della città e in particolare della città di Moriana è stato ripreso nel percorso, quindi loro hanno letto anche il testo di Calvino delle città invisibili e da quelle suggestioni sono partiti per fare un percorso che ha questo tema della città, con alcuni artisti di riferimento che sono artisti legati anche all'arte americana come Andy Warhol, con Scarpitta appunto, quindi con le opere di Scarpitta che in particolare in museo sono raffigurate con l'automobile. Quindi abbiamo cercato di unire questo lavoro con la strada e con la città e abbiamo chiesto loro in laboratorio di realizzare dei cartelli stradali. Per esempio questo è il cartello delle informazioni, oppure c'è il triangolo che è il cartello del pericolo. In questo modo noi dobbiamo mandare un messaggio, quindi come cioè abbiamo attaccato questo pezzo come se fosse un cartello di protesta. Nel mio, per esempio, è l'inquinamento che sovrasta la natura e quindi io dietro ho scritto è la natura che deve sovrastare l'inquinamento, non viceversa. E quindi è una protesta che io faccio contro il mondo, contro quello che hanno fatto gli uomini purtroppo. Il mio invece è il corpo della donna col bianco per indicare la sua purezza, il cerchiolino per dire che ha una propria testa, un proprio pensiero e quindi che può manifestarlo liberamente, e dietro infatti è scritto ma non sempre viene rispettato come merita, a volte viene venduto, privato della sua libertà o della sua purezza, basta svalorizzare il corpo della donna.